E benvenuti in questa nuova puntata di Kingdom Hearts. Ok ragazzi, come ricorderete nel precedente episodio abbiamo ottenuto una nuova chiave d'attacco e abbiamo chiuso la serratura. Nella prima parte, se non sbaglio, abbiamo trovato un brocco. Sì, un brocco che non si sa ancora serve, quindi andiamo a trovare Leon. E sapere cosa fare col brocco, capito? Bene. E quindi buona visione a tutti. Ok, Leon dove può essere? Ma forse di qui? Quindi facciamo un momento di pace in cui non si siano gli Atlas. Non credo. Vero, vero? Oh, guardino qui, eh! Ah, dimenticavo di dire che qui l'embrema rosso che abbiamo tenuto ancora nella giungla sia molto utile in questo episodio. Quanto mi odio questi cosi, dico una cosa, me ne vado. Ah, punto di embrema rosso, eccone qua uno. Dai, levate voi. Ok, osservate cosa può servire l'embrema rosso. Ovvero può servire a sbloccare vari nascondi segreti e roba del genere. Ah, ecco lì, infatti. Così hai trovato una serratura. Sì. Keybraid l'ha chiusa automaticamente. Bene. Ogni mondo di questo mare di stelle ha una sua serratura. Ognuno di essi conduce al cuore del mondo. Ce n'è una anche in questa città. Che vuoi dire? È scritto nel diario di Ansem. Gli Atlas passano per la serratura e influenzano il cuore del mondo. E cosa succede? Alla fine il mondo sparisce. Per questo la chiave è così importante. Ti prego solo chiudi la serratura. Sì, sono l'unico che può farlo. Questa non è una novità. Sì, ho capito. In pratica devo trovare altri mondi, salvarli e chiudere il serratore. Direi la normale routine un po' mi richiara. Ah, qua non posso salire. Vabbè. Posso salire solo dove sono entrato. Bene, adesso andiamo a chiudere la serratura della città di mezzo. Ora voi non morite maledetti. Proprio non li sopporto. Benvenuti nella casa dei 101. Adesso sono tre titoli che stanno, non so, parlando.
Bene, andiamo per il campanile. Scusate, ma vi evito per ora. Perché visto che c'è la serratura, ci sarà sicuramente anche un boss. Quindi direi di risparmiare le energie. No? Purtroppo qui devo liberarmi di questo per forza. Un altro? No? Bene. Cavolo pazzo! Non funziona. Ah, giusto. Però poi se lo fa con d'artificio, proprio là in mezzo. Era ascoltato. Se non devo dire che non ha quella ora di sbloccare la serratura che è qua, che non posso ancora. Vediamo, il razzo c'è, non c'è, non c'è, quindi è ancora presto. Beh, in questo caso, visto che è ancora presto, direi di andare dal mago Merlino. Almeno così possiamo ottenere qualche evocazione. Almeno credo. Perché ora non so se posso ottenerle. Ma vediamo subito. Ah giusto, questo è venuto. Vabbè. Raga, allora direi di dire questi qui. Un attimo. E riprende il viaggio. È fatto. Beh raga, si riparte. Chissà quale mondo se dovrò affrontare ora. Quindi devi scoprirlo subito. Ok, vediamo. Direi che l'unico mondo che rimane è questo. Non fatevi ingannare dalla stellina livello 1, che è un pochino difficile, eh? Si parte. Era un viaggio movimentato. Bello degli snack, avevo giusto un po' di fame. Quanti diamanti, quanti sono bei diamanti, eh? Non mi aiutano a potenziarli. Thank you.
bravo, questo uno. Ok, questa è una puntata, va. Ok, siamo arrivati nel nuovo mondo da esplorare. Ovvero il paese delle meraviglie. Quindi sbarchiamo. Beh, Pippo non è tirato un po' più comodo, ma vabbè. Sei strano coniglio, vero? Direi di seguirlo? Seguiamolo. Quante porte! Ah, si è rimpicciolito! How did he get so small? No, you're simply too big! Must you be so loud? You woke me up. Good morning. Good night. I need a bit more sleep. Wait, what do we have to do to grow small? Why don't you try the bottle? Over there. Grazie per il consiglio. Ok. Vediamo questa... lo so. Ok, ci siamo rimpiccioliti. Un altro? Sì, io. Ah no. E questo dorme. Ah, ecco qua un'entrata. Questo è grande. Beh. Pensando di potevo farlo prima di pizzolirmi, ripensandoci. Ecco fatto, ora diventi nuovo piccolo e passo. Facile. Court is now in session! I'm on trial? But why? Her Majesty, the Queen of Hearts, presiding. This girl is the culprit. There's no doubt about it. And the reason is... because I say so, that's why... It is so unfair. Well, have you anything to say in your defense? Of course. I've done absolutely nothing wrong. You may be queen, but I'm afraid that doesn't give you the right to be so mean. Silence! You dare defy me? Hey guys, we should help her out. We're outsiders, so wouldn't that be muddling? Oh, yeah. And that's against the rules. The court finds the defendant guilty as charged for the crimes of assault
an attempted theft of my heart. Off with her head! No, no! Oh, please! Hold it right there! Who are you? How dare you interfere with my court? Excuse me, but we know who the real culprit is. Uh-huh. It's the Heart Woman. Anyway, she's not the one you're looking for. That's nonsense. Have you any proof? Ok raga, questa prima parte di questo episodio finisce qui e ci rivediamo alla seconda. Quindi, ciao!